Buongiorno a tutti, ben arrivati in un nuovo video. Oggi video un po' diverso dal solito, chiacchieriamo un po'. Stavo riflettendo l'altro giorno che comunque durante questo ultimo anno fondamentalmente ho cambiato tante abitudini. Chi mi segue in maniera affezionata sicuramente avrà notato un sacco di cambiamenti nelle mie abitudini di tutti i giorni, ecco, perché fondamentalmente faccio un po' riferimento a quello. Mi faceva piacere condividerle con voi, quindi quelle che sono state le mie 5 nuove buone abitudini di quest'anno, e avrei piacere naturalmente di sapere anche le vostre per confrontarci, perché magari delle volte ci focalizziamo sempre su magari i vizi, le brutte abitudini, le cose che non vanno. Invece secondo me è anche bello confrontarci su quelle che possono essere stati dei cambiamenti, un assimilare delle abitudini differenti rispetto a quello che avevamo, come un qualche cosa di positivo. Quindi io oggi vi racconto le mie, sono veramente piccole cose che però per quanto mi riguarda sono state fondamentali. Vorrei partire dalla prima buona abitudine, che sicuramente in parte è anche legata al fatto che io un anno fa, più di un anno fa ormai, ho iniziato un percorso con una nutrizionista. Ora sono già ampiamente in fase di mantenimento, comunque continuo ad andare perché ho imparato a mangiare, quindi sicuramente vado con molta meno frequenza rispetto agli inizi, però diciamo che un po' il fatto di aver seguito un percorso con lei, poi sono subentrate cose mie personali, per cui sono scesa ulteriori chili per via dello stress. Diciamo che un paio di quei chili persi dallo stress li ho ripresi, ecco, ma va benissimo così perché prima era troppo. E ora continuo ad andare per essere monitorata e accompagnata, diciamo, durante questo percorso. Poi chiaramente si è instaurato un bellissimo rapporto, perché comunque ci conosciamo da tanti anni. Ad ogni modo, dicevo, quindi sicuramente il fatto di aver intrapreso un percorso alimentare mi ha anche portato ad avere un pochettino più di consapevolezza e attenzione in quello che mangiavo. Vorrei fare però una piccola precisazione: questo non vuol dire che io ora mi sia fissata al punto tale che no, questo non lo mangio, no, a mangiare fuori non vado più, le patatine fritte non me le mangio, no. Ho sicuramente capito che si può fare tutto nei giusti modi, nelle giuste quantità, senza esagerare, e cerco però di stare attenta come posso tutti i giorni. Chiaramente anche lì non sono diventata fissata, però sicuramente sono diventata molto più consapevole quando vado a fare degli acquisti. Quindi ho cercato di iniziare a soffermarmi un pochettino di più, magari quando faccio la spesa, su leggere ad esempio gli ingredienti, quanto zucchero c'è, il posizionamento degli ingredienti. Questo chiaramente non su tuttissimo, nel senso che se posso cerco di trovare la soluzione ideale. Guardo i valori nutrizionali, cerco un po' di confrontarli, non mi fisso, nel senso che non è che se dico oddio questo è un grammo in meno fammi prendere, cioè guardo naturalmente la qualità, ecco, puntualmente cerco di guardare quello e cercare di capire come variare il più possibile le cose che mangio. Quindi sicuramente questa cosa qui nell'ultimo anno mi ha fatto anche sicuramente star meglio fisicamente, perché comunque mi sono proprio resa conto che ho sempre i miei sfizi, mi tolgo sempre comunque le mie voglie, cerco di non eccedere, però essere abbastanza lineare mangiando in modo equilibrato, sano, appunto ripeto, non fissata, però è una cosa, è un cambiamento che ormai fa parte di me. Quindi avete visto sicuramente anche gli svuota la spesa rispetto a quelli di 3 anni fa, per chi mi segue da tanto, sono nettamente differenti. Cioè, sicuramente avrete notato che gli ultimi svuota la spesa dell'ultimo anno sono un pochettino più equilibrati, più sani, con la voglia di sperimentare cose diverse e mettendoci anche della fantasia. E quindi niente, questa cosa mi faceva piacere condividerla con voi, perché
è una cosa che mi ha caratterizzato tanto durante questo anno. La seconda buona abitudine fa anche un po' sorridere a me, perché sono sempre stata una pigrona, quindi quando si tratta di scendere le scale le faccio tranquillamente, cioè le ho sempre fatte a piedi, ma al salire le scale a cipicchia, nonostante comunque non siano 5-10 piani, ma dove potevo, ascensore tutta la vita. In realtà questo ormai già da quasi 2 anni, l'ascensore, salvo grossi carichi di spesa, lo evito. Nell'ultimo anno sono diventata cintura nera nel fare le scale, anche se sono stanca, magari ho il sacchetto, non che pesa un po' di più, però ho la buona abitudine di fare le scale. Può sembrare una cavolata per tanti, sicuramente, però io su questa cosa ne vado molto fiera, perché prima veramente, anche per fare 2 piani, banalmente, ascensore. Tutto per pure semplice pigrizia. Non sono perfetta anch'io, non mi vergogno a dirlo, mi è capitato di fare comunque i miei 3 piani di scale in ascensore, perché non avevo voglia di camminare. In realtà è una buona abitudine che mi sono, nell'ultimo anno, piano piano, costruita. Sicuramente prima faticavo un pochettino di più perché non ero abituata, anche perché comunque non sono una persona che pratica sport, per fortuna comunque non fumo, quindi i primi tempi arrivavo su distrutta. Adesso, cioè, mi piace anche l'idea di prendere l'ascensore, non lo so, salvo che veramente io non abbia 1000 pacchi o spesa pesantissima, a piedi. Proprio una cosa che mi piace, proprio muovermi, comunque fa anche bene. E niente, quindi questa qua è una piccola buona abitudine che ho acquisito durante questo anno. So che potrà sembrare una sciocchezza, ma per me è stato un piccolo passettino in avanti. Un po' legata a questa cosa qui, sicuramente un'altra buona abitudine che è entrata a far parte della mia vita è l'aver abbandonato l'acquistare le casse dell'acqua. Una cassa dell'acqua a casa in emergenza la tengo sempre, perché mi è capitato di finire i filtri della caraffa filtrante, mi è capitato che magari andasse via l'acqua e quindi mi serviva comunque avere almeno un paio di bottiglie d'acqua a casa in evenienza. Quindi una cassa d'acqua a casa mia c'è sempre, però chiaramente l'acquisto una volta ogni tot mesi, e da quasi un anno ormai io utilizzo questa, che è la bottiglia filtrante. Io quella della Brita, ne esistono di tantissime marche, io ho la bottiglia ma esiste anche la caraffa. Io ho preso la bottiglia perché esteticamente mi piaceva un pochettino di più rispetto alla caraffa. Io bevo tantissima acqua, io sono molto fortunata, nel senso che non ho il problema del non riuscire a bere. Conosco tante persone, anche a me vicine, che loro non riescono a bere, devono bere magari degli infusi, delle tisane o comunque aromatizzare un po' l'acqua per incentivarsi a bere. Io berrei di continuo, in estate non ne parliamo, perché e quindi io, quando mi capitava di comprare l'acqua, compravo tante casse dell'acqua, proprio perché io una bottiglia puntualmente, a volte se non una e mezza in un giorno, me la bevevo. Quindi a maggior ragione, un po' vuoi la plastica, che comunque riciclavo, quindi anche se tu acquisti le bottiglie di plastica, nel senso, l'importante è come poi uno smaltisce la cosa. Sicuramente acquistandone di meno se ne smaltiscono di meno, però ecco, non puntiamo subito il dito sugli altri, nel senso che se uno poi ricicla in maniera corretta, ecco, non ci trovo nulla di male. Comunque, al di là di questo mio piccolo pensiero, sicuramente acquisto meno plastica, sicuramente c'è un risparmio da un punto di vista economico, e io utilizzo questa. Allora, mi ricordo che una ragazza mi disse che comunque l'acqua non viene totalmente purificata, ok, tutto quello che vogliamo, l'acqua del rubinetto è potabile. La mia acqua, semplicemente io non riuscivo a berla perché ci sentivo comunque un retrogusto che non mi faceva entusiasmare. Da quando utilizzo questa noto la differenza, nel senso che riesco a berla e la bevo anche volentieri, sia a temperatura ambiente sia fresca di frigo, anche se sono solita bere a temperatura ambiente. Sicuramente esistono in commercio anche dei
dei purificatori d'acqua un pochettino più avanzati, eccetera. C'è anche da dire che sicuramente è un investimento economico totalmente differente rispetto a comprarsi i filtrini per filtrare l'acqua, quindi cerco di fare quello che posso, sia in termini di risorse mie personali, sia in termini di cerco di comunque sfruttare quello che ho già a casa, quindi l'acqua del rubinetto, utilizzando questa. Io mi trovo molto molto bene, so che alcuni di voi poi si sono avvicinate, dopo avermene sentito parlare, alla bottiglia filtrante. Fatemi magari sapere voi come vi siete trovate, perché poi magari vi chiedo di aggiornarmi, ma giustamente ci avete anche altro a cui pensare. Però io personalmente l'ho trovata un'ottima scelta per quelle che sono le mie esigenze, quindi questa qua per me è diventata una buonissima abitudine di quest'anno. La quarta buona abitudine di quest'anno sicuramente è legata al mio modo di acquistare. Mi spiego meglio, specialmente per quanto riguarda l'ambito beauty, quindi tutti i vari miei prodottini di skincare. Ho iniziato ad acquistare, ma in parte anche un po' per la spesa, ma non totalmente. Prima mi capitava di acquistare, magari vedevo delle promozioni, o magari anche sotto Black Friday, di fare tipo scorta per tutto l'anno, quindi magari comprarmi due creme viso, magari due detergenti viso, due oli struccanti. Quindi mi capitava di fare grosse scorte di prodotti, che poi chiaramente queste scorte vanno comunque conservate, no? Mi capitava magari di prendere 4 confezioni di balsamo, 4 confezioni di shampoo, quindi prendere tante scorte per poi ritrovarmene tutte lì. Stessa cosa mi è capitata, questa qua però ormai è una buona abitudine che ho in atto da più tempo. Stessa cosa mi succedeva con i detersivi: ah, questa super offerta, aspetta che prendo. Poi c'è anche da dire che io, lavorando comunque specialmente su Instagram, comunque magari a seguito di collaborazioni ricevo tanti prodotti, tanti altri magari mi vengono inviati gratuitamente da provare, il classico pacco PR, e quindi mi trovo ad avere un piccolo supermercato all'interno di casa. Quindi ho imparato a comprare alla necessità, o meglio, quando magari un qualche cosa è a metà o sta per finire, cerco, dove posso naturalmente, magari di cogliere la promozione e più o meno calcolarmi i tempi su un prossimo riacquisto. Quindi se prima appunto compravo cose e mi riempivo casa, adesso ho imparato un po' a riequilibrarmi. Per quanto riguarda la spesa non vale su tutto, nel senso che sì, prima magari mi capitava: ah, c'è la passata in offerta, boh, ne compro 6 bottiglie, poi magari queste 6 bottiglie me le portavo avanti per 6 mesi. Ora ho imparato a comprare un po' per volta, quando la cosa mi serve, senza esagerare, perché sicuramente più cose magari compro, più acquisto. Sicuramente nel mio caso, essendo anche da sola, è molto più semplice da gestire ciò, perché sicuramente la mia spesa non potrà essere una spesa per una famiglia intera. Però questo mi ha aiutato anche a gestire meglio gli spazi, ad esempio in cucina, ad esempio lo spazio delle scorte per quanto riguarda il bagno. Poi sicuramente ci sono delle volte in cui capita magari di alcune cose di prenderne due pezzi, però magari sono cose che uso di frequente e che magari so che nel giro di qualche settimana terminano. Però ecco, è una cosa che rispetto alla Serena di 3 anni fa è cambiata tanto, il mio modo di approcciarmi ad acquistare le cose. Infine, l'ultima cosa, che secondo me è stata quella che è stata per me la più grande buona abitudine di quest'ultimo anno, è imparare, l'aver imparato ad ascoltare i miei tempi. Prima ero una che boom 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 andava, adesso ho capito quando è arrivato il momento di dire: ok, sai cosa c'è? Basta, per oggi stacca, vatti a fare una camminata, guardati una serie TV, spegni il computer, pensa a te, fai le cose che ti fanno star bene, chi se ne frega se c'è da fare la lavatrice la farai domani,
Ho imparato proprio a, come posso dirvi, gestire diversamente il mio tempo, imparando ad ascoltare sia quelle che sono magari le mie esigenze, sia per quello che riguarda ascoltare la mia testa. Perché magari delle volte mi imponevo di fare delle cose, controvoglia, le facevo fatte male, ma questo un po' in generale su tutto, un po' legato anche a tutte le vicissitudini che mi sono successe nell'ultimo anno, di dire ok, devi rallentare, forse anche il tuo corpo ti sta dicendo rallenta un attimo, e quindi l'aver imparato ad ascoltare i miei tempi, senza lasciarmi trascinare a volte anche dalla casa, perché io mi ricordo i primi anni che stavo qua ero molto schiava della casa, nel senso che devo fare questo, devo fare questo, devo fare questo, devo fare quell'altro. Adesso le faccio le cose, vabbè, adesso ecco per come riesco, però senza sentirmi in colpa, ok? Non so se capite un po' cosa intendo. E quindi questo per me è stato un grosso traguardo, perché il fare senza strafare, diciamo così, mi piace definirla in questo modo qua. Questo è stato un po' un mio modo di raccontarmi, un po' diverso dal solito, anche per confrontarmi con voi e per cercare di cogliere magari quelli che sono stati dei piccoli cambiamenti all'interno della nostra vita, che sono avvenuti magari in maniera molto graduale e di cui noi non ci siamo resi conto. E spero magari a mia volta di avervi un po', smosso, qualche cosa. E quindi se vi va, vi aspetto nei commenti se volete condividere con me quelli che sono stati i vostri cambiamenti. Noi ci vediamo venerdì con un nuovo video, o giovedì, non lo so, comunque uno dei due giorni. Ciao!